diverso invece se tu ti limiti a condividere il risultato della tua esperienza sul campo, con i fatti, con esempi pratici e concreti. La mia unica preoccupazione quindi è trovare la mia di motivazione per andare avanti, per dare un senso al mio esistere, al mio resistere, ma soprattutto al mio desiderio di fare arte a un certo livello, al mio di livello. Siamo sempre noi che ci motiviamo da soli, perché è il modo in cui percepiamo le cose attraverso il filtro delle nostre emozioni che dà valore ai contenuti che ci vengono proposti. L'unico motivatore in grado di motivarti veramente sei tu.